siete lì? Va bene, già 30 anni li ho compiuti? Sì, Posso fare domande? Dice, cavolo, ma che esempio diamo a questi ragazzini che adesso con Colorado arrivano un sacco di ragazzini e dirà, ah, che bello, voglio diventare come te che canta Batman che figo, che canta Potter che non si trova Hermione. E tu, cavolo, questo è l'esempio che diamo. E allora, ho detto, ma capo, riusciremo anche noi Gen Boy a trasmettere una cosa che un domani uno ti dirà grazie Carlo, perché quel giorno io ho pensato alle tue parole e sono diventato, non so, il presidente del... No, non credo. E io voglio provarci. Questa sera voglio provare a fare questa cosa. Molto. Ho fatto uno sforzo, ovviamente mi sono cagato addosso per scrivere una cosa importante. Però. Facevi meglio cagarti addosso! Gli argomenti purtroppo quelli seri da trattare come fanno tutti i nostri colleghi che parlano di pace nel mondo. Quando hanno fatto tutti assieme hanno fatto la canzone per la brusca, noi non ci hanno chiamato perché non abbiamo la credibilità. La canzone sulla guerra ci ha fatto una marea, ma noi non ci hanno neanche spinto. Ho guardato in fondo alla lista degli argomenti, ce n'è uno che nessuno aveva avuto il coraggio di trattare, che evidentemente è troppo scomodo, spigoloso. Nessuno ha il coraggio di affrontare questa cosa e prendersi la responsabilità. Lo vogliamo fare noi stasera davanti a voi. Con tanto coraggio, perché domani sicuramente già giornalisti mi immagino articoli sui giornali parleranno male subito, ah, i Gen Boy ostentano, vanno oltre, vai Carlo, dicono già basta, vedi, c'è proprio la gente, quelli sono quelli che vedi che ragazzini sono così di male che vogliono figa, vai Carlo, basta, facciamo una canzone su uno dei più problemi gravi della società, quella roba che gira per strada, che fa morire un sacco di ragazzi tutti i giorni, la donna al volante. Hai ragione. Allora, quante sono le ragazze che girano per la strada e mettono a rischio la nostra vita? Ecco, sei venuta con la macchina tu laggiù? La zona industriale tira le ragazze. Queste piccole minoranze vanno sbloccate sul nascere, e ci pensiamo noi, con un servizio telefonico, il telefono rosso, eccolo qua, 800-42006. Perché? Perché usarlo? Perché magari ci sono delle ragazze che dicono, no basta amore, non voglio più che tu mi dai un passaggio, prendo la patente e guido io. No, no e no, le fermiamo subito, ci chiamate, ci date l'indirizzo, andiamo a casa loro, vi spezziamo le braccine, così dopo ci pensano due volte. Affinché non si vedano più immagini come questa. Pensate, anche questa signora qui era convinta di aver ragione perché la barca non le ha dato la croce verde. Quindi non è una barca. E vabbè, però è una marca. Vedi che siamo vicino a Venezia, però. A cosa incredibile, capo, che ride, sta ridendo lei. Sì, perché è convinta di aver ragione, capito? È scesa, andava in acqua per fare la constatazione amichevole. Ma non ci posso. Io voglio raccontarti una fiaba, c'era una svolta ma tu sei andata fuori strada, ti do questa notizia, non allarmarti, ma lo specchietto retrovisore non serve a truccarsi, e quando arrivi al casello c'è una magia, un senso delle misure.
un applauso.